Dopo una settimana travagliata e ricca di colpi di scena, con l'esonero, non esonero e successivamente fiducia ridata di Carlo, ci si attendeva un cambio di passo cancellandolo zero in classifica. Purtroppo così non è stato. In campo qualcosa in più si è visto, certo, i biancorossi si sono anche portati in vantaggio e hanno trovato il raddoppio con un gran gol di Ranocchia, che però è stato annullato. Ma ciò non basta, il Pisa sbanca il Menti e lascia il Vicenza in fondo alla classifica. Per quanto riguarda le scelte tecniche, ci sono ancora molti dubbi con giocatori fuori ruolo, fuori condizione e il gioco che latita ancora. Quello che si è visto di buono sono giocate di singoli, non certo frutto di schemi preparati. Prima di vedere le pagelle, invito ad iscrivervi al mio canale YouTube e attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche. E ora via con i voti. Grandi, non è colpevole nei tre gol e mostra in alcune occasioni anche sicurezza. Ma quando perdi 3-1, il giudizio della retroguardia colpisce anche l'estremo difensore. Voto 5,5. Di Pardo purtroppo non trova supporto di Pontisso che gli sta davanti, subisce spesso l'offensiva avversaria e non sale mai. Impreciso e confuso, voto 5,5. Pasini torna titolare e sembra partire bene, ma col passare dei minuti soffre gli avversari. Nei tre gol i due centrali sembrano avere grandi responsabilità. Voto 5,5. Cappelletti, purtroppo cambiare spesso il duo centrale non aiuta a creare sintonie nel reparto, voto 5,5. Ruscagin, il gol di vantaggio arriva da un suo traversone ma viene infilato spesso da Touré. Non è la sua posizione e si vede. Esce dopo il brutto infortunio, voto 5,5. Calderoni, entra dopo l'infortunio di Ruscagin e commette errori a ripetizione, sia in fase di impostazione che quella difensiva. Si fa rubare palle in occasione del terzo gol come un giovane alle prime armi, voto 5. Pontisso torna a destra nel centrocampo guidato da Rigoni, ma è lento ed impacciato. Si vede molto poco in avanti e per nulla in fase di copertura. Voto 4,5. Zonta ha le gambe e si vede, ma gli manca il ritmo a partita. Si propone in alcune occasioni, ma non è sufficiente. Voto 5,5. Rigoni dovrebbe dettare i tempi, ma è lento e macchinoso. La linea mediana ne risente e oltre a non creare, si aprono vere e proprie praterie dove i pisani vanno a nozze. Voto 5. Ranocchia, decisamente la nota più lieta di giornata. Buone giocate, lo stesso vale per la condizione e autore anche di un Eurogol, però poi annullato per fuorigioco dei Meggiorini. Voto 6,5. Proia commette una gran quantità di falli, alcuni oltre il limite, ma viene graziato dal direttore di gara. Il vantaggio biancorosso arriva grazie ad un colpo di testa. Solo per questo il suo voto è 6. Crecco, un quarto d'ora in cui non combina un granché. Nella sua corsia si crea grande confusione. Voto 5,5. Meggiorini, è vero che con la palla al piede sa sempre cosa fare, ma la verità è anche che fisicamente non c'è. Sarebbe molto utile se al suo fianco ci fosse una giovane punta, ma purtroppo ci si deve aggrappare a lui. Voto 5,5. Lanzafame, tenuto preventivamente in panchina per un guaio fisico, viene gettato ugualmente nella mischia, però il risultato è che lui è costretto a lasciare il campo ancora una volta per problemi fisici e con le sostituzioni terminate. Per lui senza voto. Del Monte, dopo aver giocato da trequartista, gli viene assegnato un altro ruolo che non è il suo. Da attaccante lavora più di grinta che di testa e purtroppo conclude poco. Voto 5,5. Giacomelli, 20 minuti non al meglio, non trova la giocata giusta e commette qualche errore di troppo. Voto 5,5. Di Carlo, dichiarare che il Vicenza avrebbe meritato la vittoria significa non ammettere ciò che è successo in campo. Formazione ancora una volta rivoluzionata, con portieri che girano, terzini che passano da un lato all'altro, difensori centrali diversi ad ogni partita e l'attacco che a causa dell'assenza di Dio non c'è. Si analizza il gioco espresso dai biancorossi, si possono valutare tre buone azioni, per il resto si è subito tanto a centrocampo e lungo le due corsie esterne. Peccato. Anche oggi le note negative sono molte e quando si mettono tutte assieme ne esce una sconfitta. Purtroppo l'ennesima sconfitta. Voto 5.
Bene, con questo è tutto, vi do appuntamento alle prossime pagelle. Ciao!